ragazzi, devo farvi vedere un giocattolino in serie limitata della scuderia GR della Toyota, no? Che io sono abbastanza ignorante di queste cose. Allora, non so se avete presente i modelli Toyota, ma cioè l'Aygo 200 cavalli GR, spettacolare. Spettacolare, ragazzi. Bellissimo. E con questa ti diverti senz'altro, eh? Sarà un debito di macchina, perché 200 cavalli su sto giocattolino qua voli subito. Comunque, addio alla nostra GT. Ci siamo divertiti parecchio, ma come ho detto l'altra volta, è un passo indietro per poi farne due o tre avanti. Ora si torna a casa, sono abbastanza contento perché comunque le cose sono andate come volevo e mi sto muovendo piuttosto in fretta. Ok ragazzi, abbiamo concluso, chiamiamola, operazione vendita auto. Sono piuttosto soddisfatto, nel senso che, certo, voi direte, sì, ho capito, cosa hai preso però? Allora, ho preso una Toyota Aygo, che per chi la conosce non c'entra assolutamente una cippa con la GT86, proprio due tipi di macchina completamente diversi. Non ho fatto neanche un solo passo indietro, ne avrò fatti 18 di passi indietro, perché comunque non sono passato da una Toyota GT86 a anche soltanto, non lo so, una macchina leggermente più inferiore, no, alla Aygo, che è la più piccola cioè è il più piccolo segmento che hanno in Toyota. Ho preso azzurro puffo, ragazzi, cioè veramente quando arriva, quando la vado a prendere, ve la faccio vedere, perché non si può guardare. Baschi se ne frega. Sapete quando proprio sei, come dire, rilassato e tranquillo? Certo, mi dispiace un pochettino con il cuore di dare via sta macchina, perché comunque mi piace e è divertente. Ma vi è mai capitato di sentirvi tranquilli nonostante state facendo un passo magari indietro, comunque qualcosa di importante per voi, ma rilassati perché sapete che comunque è la cosa giusta da fare, perché comunque non siete fermi con la testa al passo che state facendo ora, ma siete già oltre, siete già magari a distanza di mesi o qualche anno, vedendo già questo passo che cos'è in realtà, ovvero il primo step, il primo passo indietro verso un qualcosa di più. Ecco, è questo quello che sto facendo io, è quello che mi sento dentro, e ora me la godo per ancora una settimana e mezzo circa sta macchina, sperando che non succeda niente, che non la borlino o altro, quindi dovrò starci molto molto attento. E poi da inizio novembre dovrei girare con questo. Vabbè, niente, direi che con oggi concludo qua. Vi ho tenuto già fin troppo, come al solito. Io, ragazzi, non riesco a starci sotto i 10 minuti per ora, cioè proprio mi viene da dire tante cose, potrei spezzettarle, però non sarei io. E niente, se questo video vi è piaciuto, vi è gasato, oppure semplicemente vi ha dato ispirazione per eventualmente farvi fare delle azioni per vostri progetti, o per darvi un attimino il colpo di grazia e dire: no, è vero, anch'io devo fare questa determinata cosa che da tempo ho in testa di fare, allora mettete un mi piace, fatemelo sapere, in modo tale che anch'io mi renda conto che magari le mie esperienze possono a tutti gli effetti tornarvi utili
anche a voi. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi attraverso il pulsante iscriviti qui sotto e mi raccomando la campanellina per rimanere sempre notificati per quando pubblicherò un nuovo video. Come sempre intendo prendere spunto dalle vostre critiche, quindi se avete qualche cosa da suggerirmi scrivetemelo qui sotto nei commenti, se avete qualche curiosità da chiedermi scrivetela qui sotto nei commenti e ci vediamo domani, spero di riuscire a fare anche un video di quel posto particolare di cui vi ho parlato. Ciao ragazzi! Giornata bellissima, un po' foschiosa, come vi avevo detto oggi andiamo al villaggio dei Puffi. È tutto collegato ragazzi, poi capirete quando ho preso la macchina perché dico che è tutto collegato. Ovviamente Paola non si farà riprendere, troppo timida, io sono semplicemente troppo sfacciato, ma in realtà sono anche timido anch'io. Macchina, prendo due cose, occhiali e quant'altro e poi si parte. Rivalutarlo. No, direi che dentro al pozzo più che spazzatura non c'è niente. Il frigo credo che sia la parte più interessante di tutto il villaggio. Credo che tanti bimbi poi ci vengono perché effettivamente è un qualcosa che vedono solo nei cartoni animati. Piemonte, questo è veramente il pini di Liguri.